Un'altra squadra nuova della Serie C, i Rockers, che oggi purtroppo hanno perso l'esordio contro. Avete giocato contro? Atletico Strasburgo. Risultato pesante, bugiardo o veritiero? Veritiero, 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 veritiero. Non così pesante poteva essere. Infatti, abbiamo giocato malissimo. Abbiamo giocato malissimo. In tutti i ruoli, in tutti i sensi. Ragazzi, più gente! Sentiamo di rifarci la prossima partita. Comunque, partita comunque da dimenticare, la prima non è andata bene. Assolutamente sì, cancellata. Se potete eliminare la prima giornata, qual è comunque il vostro obiettivo stagionale? Qual è? Qualificarci almeno per i playoff. Per i playoff, Europa League. Si spera. Europa League. Si spera perché iniziando così. Perché iniziando così andiamo a finire. Scudetto. Comunque, per chi non vi conosce, diciamo, presentatevi. Conosciamo già Mercurio, Claudio, la Monica. Poi il capitano Pulmone, Andrea Di Maio. Giovanni Maio. Chi è, diciamo, il vostro. Aspetta, ho dimenticato lui. Il vostro punto di forza chi è? Il vostro elemento chiaro? Tutti, perché Andrea Di Maio. No, che c'entra Di Maio? Ognuno ce l'ha fatto, ognuno e nessuno è. Conta il gruppo, no? Io non c'è il gruppo, quindi è il gruppo. È una cosa triste, però. Allè, 1-2, okay. 1-2. Triste, no, dai. Prossimo turno giocherete contro gli Atletico, ma non troppo, che hanno pareggiato 5-5 con le Ciambelline. Non so se voi. Non so se voi li conoscete. Sì, abbiamo giocato a triangolare. Ah, perfetto, quindi. Li abbiamo battuti a triangolare, andiamo! Quindi già li conoscete, avete. Sì, già li conosciamo. E speriamo di rifarci da questa un po' brutta prestazione. Speriamo bene allora. Sì. Allora in bocca al lupo per il proseguo del campionato e ci vedremo venerdì prossimo. Okay. Grazie ragazzi, ciao. Atletico Strasburgo, buona la prima, avete vinto con risultato netto contro i Rockers, no? 7-1, può essere? 6-1? No, 7-6-1. Comunque tanti gol, ma Falcone si è mangiato qualche cosa di troppo. Ma pure qualche palo di troppo. Appunto. Comunque, vedo che comunque è confermato il vecchio gruppo, vedo un nuovo innesto, Lascar, Andrea Lascar, e il portiere Gianluca Lafiore che non c'è. Esordio con triplet. Come ha debuttato Lascar? Esordio con triplet. Esordio con triplet? Sì. Volte lo dico. Non lo sentivo, che tutto. Quindi, diciamo, ha fatto dimenticare Borrux. Sì. Ho capito. Di cosa, Strasburgo, siete più forti l'anno scorso oppure... No, non parliamo. No, non si parla di queste cose perché siamo a fine anno, vediamo quanto noi siamo. Esatto. Ho capito. Abbiamo fatto un buon rientro, abbiamo giocato bene. Tutti quanti abbiamo entrato nelle nostre posizioni, quindi. Mentre voi vincevate, Ruisi ha perso 7-0. Il vostro Alessio Ruisi. Ma è il destino, ci saremmo andati. Non te devono andare. Vabbè, ho capito. Prossimo turno affronterete gli Aspirin che sono gli ex Naif, quindi è un vero esame per voi, no? Un esame occupato, no, non dire esame che un po' ci sento. Ciao Piccioni. Ah, visto, vieni a trovare l'S, si parla del diavolo. Ciao Resi, vieni con il intervista. Si parla del diavolo e spuntano le corna. Ah, l'intervista, fanno un'intervista. Allora, non mi sembra proprio il caso. Già comunque l'ha fatta. L'ha fatta. Già detto tutto. Metto come in disparte, dai, sto ben saluto. Va bene, ok ragazzi, allora vi saluto. In bocca al lupo per questo. Gli Aspirin stanno giocando. Ma sono sempre gli stessi l'anno scorso. Cambia il portiere. Vabbè. Ah, Falletta non pare più. Ma c'è o. Credo che non c'è. Come va? Ci proviamo. Abbiamo fatto l'anno scorso, ci proviamo quest'anno. Va bene, allora in bocca al lupo e ci vediamo venerdì prossimo, ok? Ciao. Grazie ragazzi, ciao.